Buonasera a tutti! Tutti stanno andando a nanna, noi facciamo la colazione per domani. Lui ha voluto il tiramisù, ovviamente il tiramisù qui, e adesso lo prepariamo insieme. L'aiuto perché lui è un po' un cuoco che ancora non sta tanto bene, però adesso le faccio... Io le dico cosa deve mettere qua, quindi adesso ci vuole lo yogurt greco, ovviamente magro. E il nostro complita al cioccolato. Il nostro complita al cioccolato, ovviamente com'è per lui, la colazione per lui, dobbiamo mettere mezzo misurino, così ha detto la nostra nutrizionista Patrizia De Gregorio, e ci vogliono le fette biscottate. Okay. Come per lui la colazione, ovviamente non mettiamo il caffè, gli mettiamo il latte di mandorla o latte di cioccolato, ovviamente deve essere vegetale. Lo vado a prendere. E io mi preparo ovviamente un'altra cosa, perché ovviamente abbiamo finito le fette biscottate, ci sono solo per lui, però... Abbiamo il latte al cocco. Abbiamo il latte al cocco, però mettiamo meglio il cioccolato. Adesso mettiamo questo qua al cioccolato. Che no, guardate, io preferisco più il cocco. La marca Alpro, questa dell'Esselunga. Questa in realtà è acqua di cocco, non è latte, è l'acqua di cocco per fare il gelato, che viene molto buonissimo. Quindi vi faccio vedere la nostra ciotolina, ovviamente quella di Bowser, guardate, c'è anche la faccia. Mettiamo il latte. Perché cosa è latte? Perché dobbiamo insupare qua le fette biscottate. Quindi mettiamo qua un po' di latte, ecco, e poi prendiamo le fette biscottate. Le fette biscottate, intanto dobbiamo fare le cremina con il yogurt. E allora, sta guardando la prima, la cugina Daisy. Adesso la salutiamo. Ciao, ciao Daisy. Ciao Melino. Adesso vi faccio vedere come per fare la colazione anche voi, eh? Adesso la mettiamo qua in questo piattino. Lo fai Deja. Ecco, la mettiamo qua. Avete visto? Cioccolatosa. Come per lui ovviamente non si può mettere il caffè. Intanto che lui... Adesso lui ovviamente è la prima volta che lo fa. Dobbiamo fare prima la cremina. Adesso vi dico di portare un'altra ciotolina. Quella di Bowser, quella di Bowser. Che conosce Super Mario? Cioè, Bowser Junior. L'altra ciotolina. Che cosa serve l'altra ciotolina? Per mettere lo yogurt. Per mettere lo yogurt. Allora, mettiamo lo yogurt. Ovviamente bianco, perché per lui la colazione, perché se fosse per me era al caffè. Al caffè. Però com'è per lui, ovviamente lo mettiamo bianco. Quindi perché i bambini non possono bere il caffè? I bambini non possono bere il caffè. Bravo Deja, hai visto? Bravo, ti ha detto la prima. Grazie. 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 Quindi cosa facciamo qua? Metà. Adesso facciamo metà misurino, perché è per lui. Quindi lui, essendo bambino 9 anni, ovviamente mettiamo solo la metà. Intanto quindi tuccia. Mettiamo qua insieme allo yogurt e mettiamo un goccino di latte per riuscire a mischiare e diventare la crema molto buona, molto più soffice. Ecco, bravo. Adesso lui mescola. Lui ha preso il cioccolato perché gli piace, ovviamente io ce l'ho anche la vaniglia, quindi si possono fare tantissime ricette. Adesso lo prepariamo oggi, ovviamente, sapete perché? Perché adesso lo dobbiamo mettere in frigo e domani mattina mi alzo prima e lo dobbiamo decorare con la frutta o con il cioccolato o con quello che volete voi. Però come ho la frutta che sta diventando già un po' che vogliamo mangiarla, quindi domani la mettiamo la frutta. Poi io adesso mi preparo un altro
un'altra, come si chiama, un'altra coppetta per me, perché ovviamente essendo per me un pasto sostitutivo, faccio la mattina la colazione e il mio misurino deve essere ovviamente tutto pieno. Quindi adesso Dejan sta mescolando, adesso le aiuto io. Guardate come viene la crema, che profumo. Quindi aspetta Dejan, che adesso ovviamente la dobbiamo mettere sulla fetta biscottata. Poi adesso Dejan sta insuppando l'altra fetta. Adesso ci spostiamo un attimino. Sì. Guardate qua che c'è la fetta. Non è integrale, sì, è integrale. E adesso, guardate che profumo. A sentire. Buono. Allora, la mettiamo sulla fetta ovviamente. E con un panino lo schiacciamo. Le facciamo fetta coperta della crema. Lo yogurt con il complì al cioccolato, ovviamente essendo per lui metà misurino. E mettiamo adesso questa. Mettiamo l'altra senza schiacciarla. Verrà un panino. E adesso mettiamo l'altra, il quarto cucchiaio della crema, ovviamente essendo un tiramisù fit e la crema, lo yogurt magro bianco, ovviamente abbiamo messo e i complì. Come, guardate, come capita in cucina di solito, le fette si rompono. Beh, la fetta si è rotta, ovviamente lui la prima volta che lo fa va bene, adesso l'aiuto io ovviamente. La mettiamo qua, l'altra. Ovviamente adesso la cucciamo questa fetta così. Ecco, adesso mettiamo di nuovo la crema con il complì. Ovviamente, ecco, e domani mattina, mamma mia che bontà, che bontà. Io adesso non me li faccio per me perché è finita le fette biscottate, solo c'è per lui. Allora, guardate come sta, vedete? Si vede? Domani mattina Dejan a scuola è bello carico, bello concentrato, quindi è una colazione sana e molto golosa, perché il nostro complì, cioè, la possono mangiare anche i bambini, i bambini, le persone sportive ovviamente, e il nostro complì c'ha tanti sali minerali, ci aiuta a combattere la massa grassa e in massa magra, ha tante vitamine, ha il carboidrato che serve al nostro corpo, per quello si chiama un pasto sostitutivo, che lo puoi fare sia la mattina o sia la cena. Ovviamente la nostra dottoressa Patrizia De Gregorio ci raccomanda. Lei si sta mangiando, già si sta leccando il cucchiaio. Però ancora devi finire. Adesso finisco perché sennò lui si sta mangiando tutta questa crema molto molto buona, molto proteica. No. Perché sono proteine ovviamente. Adesso guardate com'è la mia crema. Oh mamma mia. Questa è una colazione sana. Allora, stavo dicendo del complì, ovviamente adesso vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere il complì. Abbiamo il complì al cioccolato, ovviamente lui è matto per il cioccolato, e abbiamo anche la vaniglia, guardate. Quindi ovviamente se era per me lo insuppavo nel caffè, come ho detto prima, però com'è per lui ho messo sul latte vegetale, al cioccolato ovviamente perché lui gli piace. E quindi adesso finiamo il suo tiramisù fit che abbiamo fatto con le fette biscottate, ovviamente lo lasciamo in frigo tutta la notte e domani lo decoriamo sia con la frutta o con il cioccolato, dice che sta leccando la ciotola, o con il cioccolato o con quello che hai a casa. Ovviamente io domani, come ho detto prima, metterò la frutta, perché la frutta sta andando male, perché questa volta ho sbagliato, ho preso tanta frutta. Quindi qua, mamma mia che bontà, Dejan continua a leccare la ciotola, vabbè. Allora, ci laviamo le mani ovviamente. E adesso vi faccio vedere come è venuto questo tiramisù.
è molto bello, molto... Non lo so se riesco a girare la camera perché non vorrei fare una figuraccia. Aspettate, vediamo un po'. Eccoci, guardate com'è. Guardate com'è venuto questo tiramisù. È una meraviglia. Che bontà. Domani mattina lui fa colazione con questo tiramisù fi, che ci sono le fette biscottate e complì alla vaniglia, latte ovviamente vegetale. E domani ovviamente fa la sua colazione molto 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 golosa. Quindi domani, adesso che sono qua a spiegare il prodotto, domani abbiamo noi la nostra presentazione del nostro programma, che ci sono due bellissime testimonianze. Io sono stata le speaker la settimana scorsa, ho raccontato la mia testimonianza, la mia esperienza con la Juice Plus. Quindi questo lunedì alle 20:45 abbiamo di nuovo la nostra presentazione del nostro programma. Quindi adesso vi lasciato questo, questa ricetta del tiramisù fit, che comunque la Juice Plus ispira un stile di vita sano anche i bambini. Quindi i bambini possono mangiare perfettamente le nostre proteine, ovviamente metà mixurino. Loro hanno le gommose in caramelle. Quindi siamo al top. Siamo con l'azienda del 51 anni al mercato in 26 paesi nel mondo. Ovviamente manca nel nostro Ecuador, perché ci sono tante ragazze, tante persone che mi hanno chiesto informazioni rispetto al programma. Però chi desidera acquistare il prodotto, c'è una ragazza che a dicembre va all'Ecuador, posso mandare prodotti ovviamente, inviare ovviamente con la ragazza, io li pago i chili e il prodotto arriva in Ecuador, perché è una ragazza molto brava. E ancora c'è tempo, ancora siamo a ottobre, manca poco per dicembre. Quindi chi vuole acquistare il prodotto, chi vuole essere curioso, chi vuole sapere di più, adesso potete seguirmi nelle mie storie e nelle mie dirette. Io vi auguro una buona serata e mi raccomando, dobbiamo stare in forma per il Natale, perché sta arrivando il Natale e dobbiamo pensare in quale vestitino dobbiamo metterci. Quindi, quindi mi raccomando, adesso vi faccio come si dice? Adesso vi saluto e auguro una buona serata. Adesso mi faccio la mia tisana, perché ovviamente prima di andare a nanna mi faccio la mia tisana, perché riesco a rilassarmi, a dormire bene, e così domani cominciamo. Anche io bevo la tisana. Ecco, anche lui beve la tisana perché è abituato a prendere la tisana per dormire bene e fare dei sogni meravigliosi. Quindi domani mattina si comincia con piedi avanti, con piedi, con mente molto positiva, ed energia, mente milionaria, perché dobbiamo avere questa mente milionaria, essere sempre positiva e andiamo alla grande. Buona serata a tutti, un bacione, grazie alla mia nipote, grazie alla mia amica Maria Contreras che stanno guardando la live. Mettete i pollicini, cuoricini, chi vuole il prodotto, chi lo vuole acquistare, a dicembre va una ragazza all'Ecuador. Io vi saluto, un abbraccio, un bacione, domani alle 20:45 presentiamo il nostro programma. Ciao! E ci sono anche per i bambini, ci sono le gommose, ci sono le proteine, ci sono le barrette, ci sono tante cose molto buone. Ora ti ero possibile. Ecco, adesso è entrata la sua zia, è ovviamente Bianca Campos, però lui la chiama la tia Raposin in spagnolo. Allora, io stavo dicendo che abbiamo fatto il tiramisù fit per domani mattina per Dijan, per la sua colazione, perché la nostra azienda ispira un stile di vita sano anche per i bambini. Quindi vi aspetto domani alle 20:45 la presentazione del nostro programma, e lui è il mio
È quello che assaggia tutte le ricette che faccio io, perché sono ricette ovviamente sane, sane che ti mantengono in forma e puoi mangiare di tutto, perché noi con il nostro programma mangiamo di tutto e stiamo bene con la nostra salute, perché la dobbiamo star bene la prima cosa con la nostra salute e poi andiamo avanti con il resto. Va bene, vi auguro una buona serata. E qua sto morendo di caldo perché con questi caloriferi accesi, caldo, 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 caldo. Ti sta bene. Va bene, adesso vi faccio vedere la ultima cosa, arrivo. Yo, yo! Dove c'è il cerchietto? Wow, wow! Guardate che cosa ho per il Santa! Io mi sono già preparata per il Natale. Anch'io col mio yo-yo. Quindi dovete stare attenta a mangiare poco, perché manca poco per il Natale e dobbiamo stare in forma. Quindi buona serata a tutti e la nostra... il nostro tiramisù per domani, colazione per il mio Dejan. Ciao Titti! Quindi vi saluto e vi aspetto domani alle 20:45 alla presentazione del nostro programma meraviglioso, il primo al mondo, perché sapete bene che è il primo al mondo, la Juice Plus, inspiro del stile di vita sana per tutti, per tutta la famiglia, bambini, persona anche ad 80 anni, per tutti, la parola lo dici, per tutti. Io vi auguro una buona serata, perché ovviamente è tardi per Dejan andare a nanna, che domani lui deve alzarsi presto. Quindi, prima cosa, facciamo la tisana per andare a nanna. Quindi, tisana prima di andare a nanna, dovete farla sempre, perché così ti rilassi e fai dei belli sogni. Va bene, buona serata a tutti e ci vediamo domani mattina in tutte le mie storie, in tutte le mie belle cose che faccio. Un bacio, un abbraccio e buona serata. Ciao!